Cari concittadini, è arrivato il momento degli aggiornamenti sui casi Covid su Montevarchi. Purtroppo i numeri continuano ad aumentare perché avete sentito dai giornali che è stato appena segnalato anche un nuovo caso positivo in ospedale legato ad un medico e ad un infermiere. Questa è a testimonianza del fatto che è indispensabile e urgentissimo fare tamponi a tutti i sanitari dell'ospedale, dell'RSA e del distretto. In Val d'Arno abbiamo numeri troppo alti, tutti legati a operatori sanitari che facendo il loro dovere sempre quotidianamente in prima linea, purtroppo non sono stati attenzionati e non è stato permesso di verificare lo stato di salute. È indispensabile, anche se ormai è tardi perché il fenomeno si è diffuso, cercare di bloccarlo affinché la regione metta attenzione sul nostro ospedale e ci doni un macchinario per fare i tamponi. Come amministrazione comunale l'ho già detto ufficialmente, l'ho già scritto agli organi competenti, siamo disponibili ad acquistare un macchinario e tutti i tamponi che servono, con i fondi che abbiamo raccolto, per fare i tamponi in primis subito a tutti gli operatori sanitari. Noi i numeri su Montevarchi sono arrivati, vi ho detto, a 50, sono tutti legati all'ospedale, ai distretti e alla casa di riposo, che purtroppo andiamo a registrare con un aggiornamento odierno. Abbiamo 19 casi positivi legati ai degenti e 13 casi positivi legati agli operatori che operano appunto all'interno della struttura. Questa è testimonianza che se noi non interveniamo su i lavoratori, purtroppo il fenomeno tenderà a diffondersi in maniera dirompente tra le persone più fragili, in particolare appunto i malati e gli anziani, ma anche tra i loro familiari. La nostra RSA è stata attenzionata da subito dall'USCA, che è l'unità speciale che quotidianamente va nel nostra RSA, visita i degenti come se fosse in un ospedale. È stata divisa la nostra struttura in un reparto Covid dove sono presenti tutti i degenti risultati positivi. C'è un'altra ala invece della struttura che è stata adibita per tutti i negativi che comunque sono attenzionati quanto gli altri. Tra una settimana tutti verranno risottoposti nuovamente alla prova del tampone per vedere l'andamento. Sono stati acquistati dall'RSA 10 bombole per l'ossigeno, il comune di Montevarchi ha donato per i degenti 400 mascherine ed è stata attivata la SIA Toscana per la raccolta a questo punto dei rifiuti speciali. Ci sono in questo momento tra i degenti positivi due dei nostri nonnini che hanno uno riscontro in uno stato febbrile, però la situazione è sotto controllo. Ricordo che c'è ancora una degente dell'RSA che purtroppo da alcuni giorni è sempre in ospedale, ma stazionaria. Io chiedo a gran voce alla Regione, alla Protezione Civile regionale e a quella nazionale a cui ho scritto ufficialmente di fare attenzione al nostro Val d'Arno, di mandare il primo macchinario possibile per i tamponi sul Val d'Arno, sull'ospedale della Gruccia, che è un ospedale di primo livello riconosciuto come gli altri, e dobbiamo fare in modo di avere più tamponi a disposizione per poter controllare i nostri operatori che sono in prima linea.